Buonasera, benvenuti. Una dichiarazione d'amore al Cilento, ma anche un impegno concreto a lottare per esso e per mantenere la sua purezza. La cerimonia conclusiva della kermesse Foto e Corti dal Cilento, molto seguita ed applaudita, ha celebrato la biodiversità di questo territorio con mille sfaccettature di parole, immagini ed esempi concreti, seguendo quello che è l'obiettivo della Fondazione Pietro De Luca, che organizza l'evento in memoria di un giovane figlio di questa terra profondamente innamorato di essa. Ad introdurre presso il Cineteatro di Policastro il tema della quinta edizione è stata la vicepresidente della Fondazione, la dottoressa Maria Giacoma Gagliardo. Che cosa lega le generazioni? A ben vedere il collante più forte sta proprio nelle nostre tradizioni. E in definitiva la tradizione è questa, è l'espressione di un comune sentire, le cose, le relazioni con gli altri, il mangiare, la natura. Si sono susseguiti poi tanti interventi, un percorso breve ma intenso che ha fissato le caratteristiche principali del territorio, i suoi punti di forza e di debolezza e anche la strada da seguire per non perdersi. Il tutto fino alla dichiarazione d'affetto della regista Lina Wertmüller inviata in un video. È importante promuovere e valorizzare la storia e la cultura di un territorio. Il Cilento, con il suo mare, i suoi colori, i suoi sapori, mi è rimasto nel cuore. A chiudere la riflessione sulle peculiarità di questa terra e sulla necessità di promuoverne gli aspetti più tipici e sani, lo scrittore Maurizio De Giovanni, ambasciatore della cilentanità nel mondo, con il suo personaggio, il commissario Ricciardi. Il racconto, la narrazione del Cilento, perché il Cilento ha nella sua meravigliosa biodiversità, ma nella bellezza e basta che ha sempre avuto difficoltà a raccontare se stesso. Non è così, il racconto del Cilento è un racconto importante, è un racconto bellissimo. Io pensavo anche alla saggezza popolare. Io ho un personaggio nei miei romanzi che è una ragazza cilentana che parla solo per proverbi. E siccome parla solo per proverbi, io sono andato a cercarmi i proverbi cilentani. Ce ne sono migliaia, se non decine di migliaia. Questi proverbi, se non vengono coltivati, si perdono. Sono fierissimo di avere attenzione al racconto del Cilento. Il mio personaggio sarà un modo di portare il Cilento un po' in giro per il mondo. Questo personaggio è tradotto in 31 paesi. Dopo queste premesse, la Fondazione Pietro De Luca è passata alla premiazione dei vincitori della quinta edizione del concorso. La giuria, composta dal fotografo Antonio Barrella, dal giornalista Gaetano Bellotta e dal regista e attore Frédéric Lacar, ha assegnato il primo premio nella categoria fotosingole a Fabiana Gerardo di Alfano con la sua Saperi ed Identità. Nella categoria fotoracconti a Rachele Furiati di Vibonati per la serie sulla vendemmia. Nella categoria video smart a Giuseppe Gepis Rivello di Caselle in Pittari con il suo Il barbiere e il presidente. Infine, migliore cortometraggio è risultato quello di Raffaele Marsicano dal titolo Si può avere di più, interpretato dall'attore Gino Cogliandro.